Se volete acquistare crediti, passate da IGVolt, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovi Spod dello staff di NMF. Benvenuti nella player review di Julio Cesar nella sua versione TOTS con 88 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 70 like o mi piace per questa review e li superiamo tranquillamente. Partiamo subito. Primo pro, il tuffo. Ha un 91 in carta e in game si sente tutto, ragazzi, si tuffa in maniera ottima ed è davvero difficile che sbagli la tempistica nel tuffarsi. Altro pro, il rinvio. Solo un 70 in carta, ma in game sembra un 90, ragazzi, un rinvio di mani, di piedi davvero molto molto preciso. Naturalmente potrebbe sbagliare due rinvii su 8, ragazzi, però è davvero un'ottima cosa. Altro pro, i riflessi, e sono 90 in carta, in game si sentono. Si sente quel 90, è un portiere che para anche parecchi tiri ravvicinati. Altro pro, il piazzamento, 89, e dalla distanza difficilmente si farà trovare impreparato sui tiri. Naturalmente poi ci sono quei tiri che io definisco tiri imparabili, che nessun portiere riesce a parare. Altro pro, la resistenza. Resistenza perché ho notato che la sua carta rimane sempre sul 99 di forma fisica. In pratica può giocare tutte le partite tranquillamente e non si stancherà mai, ed è davvero un pro molto molto buono. Contro abbiamo l'uscita portiere, sia di pugno e anche l'uscita di corpo, devo dire, è davvero imprecisa e mi sentivo un po' insicuro quando andava e usciva di pugno. Altro contro, la reattività, ma non proprio la velocità, proprio la reattività, perché è un portiere che dopo la prima parata ci mette un po' per rialzarsi e ha una velocità 43, comunque velocità accettabile, devo dire. Il suo stile di parata è acrobatica, con 186 cm di altezza e piede preferito il sinistro. L'ho utilizzato in una difesa a 4. Alternative abbiamo Courtois, Buffon, Cech ed altri. Tra le normali, Courtois. Tra le leggende, Baia. In base alla lega, nella sua lega, vi direi di optare per Casillas, giocatore che ho provato e devo dire mi è piaciuto. Nella nazione, Diego Alves anche l'ho provato. Paragonata la sua versione base a un più 33, è versione che ho provato e ho sentito il miglioramento che volevo da questa carta. Base e TOTS hanno una differenza di prezzo di 61.000 crediti. Prezzi per PS4 ed io l'ho pagato 67.000 crediti, prezzo che dovrebbe essere destinato a scendere. Dunque ragazzi, la review di Julio Cesar TOTS sta per giungere al termine. Il mio voto finale per questa carta è un 8. È un 8 pieno, secondo me, e se mi conoscete, se sapete le mie valutazioni, sapete sicuramente che io non do voti altissimi. Poi un 8 a un portiere, secondo me, è un ottimo voto. E Julio Cesar, devo dire, si avvicina al portiere che vorrei tenere sempre in rosa. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 70 like o mi piace per questa review. Li superiamo e li raggiungiamo tranquillamente. Dunque ragazzi, qui è Giovi Spo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!